Allora, ditemi. È chiaro che manca ancora un allenamento, c'è la rifinitura, però i dubbi che sapevamo che avevi erano due, che era Giovanna o Germoni a sinistra, Surraco e Palombi davanti. Due dei dubbi erano questi. Deciso? Chi ti ha detto che erano dei dubbi? Che erano due, che non erano tre o era uno? Intanto quei due c'è chi. Ma gli altri ce li dirai cammin facendo? No, chiaramente ci sono dei cambi forzati, perché manca Vaglio, quindi io devo cambiare per forza. Manca la gomina, quindi dobbiamo cambiare per forza. Quindi due sono cambi forzati, insomma. E quindi andiamo un attimino stamattina. Sì, due dubbi ce l'ho ancora, sicuramente. E li sceglierò stamattina dopo la canale. Però mi dicevi manca Valiant, però Valiant praticamente è centrale, noi parliamo della fascia sinistra difensiva. Cioè in che modo l'assenza di Valiant al centro ti condiziona la scelta a sinistra? No, io ho detto che due sono i cambi forzati. Mm. Sì. Cioè, ah, più quelli. Due ce l'ho per forza da cambiare, perché mancano. Uno perché è nazionale, l'altro perché è infortunato. In più queste due. Questi due dubbi li fa giocare uno l'altro, vediamo un attimo di sciogliere stamattina. Ma il dubbio al centro della difesa è 3 per 2 maglie oppure uno dei tre giocatori? No, il dubbio del centro della difesa non ce l'ho. Ah, è già deciso. Il dubbio è sempre la sinistra e la punta. Quindi i dubbi che diceva il collega, della Giovanna Germoni, Palombi sul racco. Le scelte saranno legate a motivazioni di ordine fisico, cioè vedi meglio l'uno anziché l'altro, sì, o di ordine tattico? No, più che altro bisogna anche vedere come vado a prenderli e come faccio la partita, perché mi serve capire chi ha più qualità su uno contro uno sugli esterni, perché ci sono giocatori come Giretti, come Falco, come Gerardo, insomma, sono forti, quindi mi serve gente. Diciamo che sugli esterni sono molto vari su uno contro uno, quindi devo valutare anche questo. E lì davanti bisogna capire un attimino come giocare, considerato che comunque avevo trovato la soluzione giusta con la Gumina. Si è fatto male Luisa Partia nell'ultima azione, quando ha fatto un ringhio sulla tre quarti? No. Si è fatto prima? Molto prima, sì. Lui ha finito la partita, credo, in 15 minuti. Lui ha stretto i denti. Sì, ma un po' non si vedeva che era così grave, insomma. Ha finito la partita in modo... forse a caldo, non sentiva il dolore. È in forza anche per Salerno? Questo bisogna vedere. Perché ieri comunque si è allenato sul diritto, lui sta facendo un buon lavoro, però non perde la condizione. Chiaro che nei cambi di direzione in questo momento qui il ginocchio non è stabile, quindi meglio non rischiare. Se tu chiedi un lavoro analogo a quello che svolge il palermitano, no? Hai più vicino alle sue qualità, le sue caratteristiche, il Palombi, che sul rago è un giocatore completamente diverso, un giocatore comunque che ti dà forza fisica, sì, ma che viene molto incontro, che vuole giocare sugli interscambi. Invece Palombi, diciamo, si avvicina di più alla Gumina. Quindi se decido di giocare 4-3-1-2 giocherò col Palombi. Se decido di allargare un po' gli attaccanti, vediamo un attimo. Quindi ci potrebbe essere anche l'idea del 4-3-3? Probabilmente. E a quel punto potrebbero cambiare anche gli interpreti, almeno un interprete. Questo in qualche modo è condizionato, potrebbe essere condizionato anche dall'avversario, o sono scelte che farà comunque a prescindere? Anche perché noi sono una squadra molto, molto forte, se non andiamo a prenderli bene, escono, ci possono mettere in difficoltà. Quindi allargare i due attaccanti mi consente comunque di vedere i loro terzini e con le mie mezzali vado a prendere loro invece di non più contrari. Quindi posso andare a cercare. Tra l'altro, mister, per carità, col massimo rispetto di chi sarebbe chiamato a rimpiazzarlo, assolutamente. Però a loro manca Lopez Gasco, no? Che è il terzino sinistro titolare, che
diciamo un po' uno dei punti di forza della loro squadra. Ma questo Pezzi che è un centrale di difesa. Però è un buon giocatore, ma non è un terzino. Ma la mia valutazione è anche quella, mettere un giocatore. Contridente che potresti andare a mettere sotto pressione. Esatto. Con tutto il rispetto per Pezzi, per carità. No, discorso... ci mancherebbe, perché comunque non è. Sappiamo che quando lui è fuori ruolo è un centrale comunque di difesa. Potrebbe avere difficoltà, quindi noi dobbiamo giocare anche su questo. Quindi mettere giocatori anche qualitativamente veloci, rapidi lì che possono mettere in difficoltà potrebbe essere una soluzione per me. Che potrebbe essere, stiamo usando il condizionale per capire, sul raro a destra e falletta a sinistra. O viceversa. O viceversa. Invece della Giovanna per garantirti maggiore tenuta difensiva rispetto a Germoni? Se fosse. Giovanna. Sì, però la mia paura è che in questo momento qui non è ancora al 100% fisicamente, potrebbe soffrire di cicletta. Quindi bisogna valutare questo. Potrebbe essere una soluzione in corso, un cambio in corso. Allora col Benevento. Se non parto di coro con gli altri, voglio capire bene. Ma Ciciletti, chiedo scusa Paolo, perdonami. Lui preferisce giocare a destra, è notorio, no? Mancino preferisce giocare a destra a piede invertito e rientrare sul piede forte. Però nell'ultima partita, nel primo tempo ha giocato a sinistra. Ma lui cambia continuamente. Tu te lo aspetti a destra per le partenze? Io sì, ma a destra, sono completamente contrario. Però lui cambia molto spesso. A destra abbiamo visto tante partite, quindi mi fa girare un po'. Oppure quando finisce l'azione magari uno si trova da una parte e rientra dalla parte dove si trova, quindi è normale che tante volte magari lo vede a destra e lo trova a sinistra, ma cambia poco, comunque giocatori di qualità, c'è Lavro, Ciciletti, Falco e Melara, insomma sono dei giocatori importanti. Questa è una squadra importante, una squadra difficile da incontrare e lo dimostra anche la classifica, sta facendo bene, vengono da risultati importanti. Quindi, dicevi Melara. La partita è difficile, noi dobbiamo fare la partita perfetta. Perché domani dobbiamo vincere. Non voglio sentire un altro risultato come la partita scorsa. Quindi dobbiamo assolutamente vincere perché dobbiamo uscire fuori da questa classifica e respirare aria pulita. Anche perché due vittorie consecutive sarebbero anche sul piano psicologico, no? Assolutamente. Parlavi di Melara, tu ti aspetti quindi un 3 di mezze punte puro? Anche se Melara ha altre caratteristiche, no? O Bajak, oppure ti aspetti un terzo elemento che non sia proprio la mezza punta, tipo la volta scorsa c'era addirittura un terzino Venuti. Io non so cosa, io voglio parlare la partita sulle notizie che ho, su quello che ho visto fino adesso. Quindi Melara o Bajak ti aspetto. Quindi proprio a trazione anteriore, 4-2-3-1. Sì, come ho sempre fatto. Sì, lì davanti diciamo che il centrocampo in su sono forti, però ho visto che concedono abbastanza. Quindi la nostra bravura deve essere proprio quella di andare a attaccare in avanti e di fare noi la partita, come abbiamo fatto comunque spesso. E non fare più l'errore di abbassarci come abbiamo fatto soprattutto l'ultima partita, e che credo che sia stata assolutamente per paura di non vincerla, per ansia, assolutamente non deve più accadere. Quindi Presidente, nonostante la difficoltà che ti si pone davanti con l'avversario, che quell'evento è quello che dal punto di vista mentale, psicologico e della fiducia, venire da una vittoria sicuramente vi permette di affrontare tutta questa partita. Come hai visto la squadra sotto questo aspetto? No, si sono allenati bene come sempre, ma si sono allenati secondo me con più serenità e meno ansie. La preparazione della partita, questa sicuramente è stata diversa da quella che abbiamo fatto con Novara. Quindi probabilmente entriamo in campo anche molto più sereni sotto questo aspetto qui. Ma dobbiamo capire che assolutamente dobbiamo fare la partita perfetta domani, perché ci aspetta veramente una partita dura sotto tutti i punti di vista. È una squadra forte. Noi dobbiamo essere ancora
dobbiamo dimostrare di essere ancora più squadra di quello che abbiamo fatto fino adesso. E magari provare a sfruttare il teorico 3 contro 2 in mezzo al campo. Per avere l'uomo in più. In mezzo. Sì, può essere una chiave secondo me. Se ci muoviamo come sappiamo muoverci, possiamo fare la differenza in mezzo al campo. Hai dubbi? No. Rivedremo il re di Novara. Con Faglietti ci hai parlato, perché io sono ancora fermo alla battuta tua di Posta e Novara, perché so. No, ma lui, tra l'altro. Giusto che l'ha ripreso. Sì, che era carina. E ne abbiamo parlato con lui anche in settimana e ce l'ha confermato, sì, in questo momento magari non. Lui chiaramente ci aspettiamo tutti quanti molto di più, cioè voi lo conoscete benissimo, di lui non posso fare bene, è un giocatore troppo importante, quindi anche se al 50% per me è in campo, perché è un giocatore che in qualsiasi momento secondo me può cambiare la partita, tutta la partita, è un giocatore che in un momento della partita che magari non te l'aspetti, lui fa l'accelerata giusta, la giocata giusta e ti cambia tutto. Un giocatore fondamentale. Deve crescere sicuramente. La serenità non gli manca perché gliela diamo tutta. La fiducia sa che ce l'ha. Lo aspettiamo come abbiamo fatto con la mia. Speriamo che il fratello arriva ora, domani, domani sera. Il gemello. No, quello che ero. Sì, a posto il fratello gemello. No, ci scherzo sempre con lui. Sì, no, ma anche lui, abbiamo visto che ha comunque colto lo spirito, la battuta. Abbiamo un rapporto. Con molta autonomia. C'è un bel gruppo, di ragazzi straordinari, quindi io lo continuo a dire. Mi fido tantissimo di loro. In settimana, fin da martedì, cioè fin dalla ripresa della preparazione, hai lavorato molto sul problema che è emerso contro il Novara, ma anche a Trapani. Parliamo di un quarto d'ora, di 20 minuti, non di... La facilità relativa con cui gli avversari arrivavano al cross, cioè hai lavorato molto. Sì, sì. Luca, dobbiamo andare a toccare sempre i punti dove siamo carenti, dove abbiamo difficoltà. Quindi ho lavorato tutta la settimana su questa facilità di cross che hanno gli avversari, quindi sulla pressione proprio di metterli in difficoltà, di fargli alzare la palla, di non mettere la palla pulita, che comunque partono, c'è tanta qualità in Serie B, cioè li facciamo mettere la palla facile, secondo me andiamo sempre in difficoltà. In più ho lavorato anche sulla linea, che credo bisogna sempre giocare a reparto, in un certo senso. Quindi, poi correggimi se sbaglio. Su alcune zone del campo. Mi sembra, correggimi se sbaglio, perché poi dalla tribuna non è facile decodificare certi lavori tattici, che tu abbia lavorato anche sui movimenti dell'esterno destro avversario che taglia dentro, tipo Ciciretti. Sì, sì. Hai fatto un lavoro tattico. Basate caratteristiche anche degli avversari, no? Ciciretti anche, insomma, vengono dentro, mettono queste palle filtranti, quindi è giusto preparare la squadra nel migliore dei modi. Poi è chiaro che la partita è sempre situazionale, quindi non ti aspetti mai la giocata che vai ad allenare, non è allenabile, voglio dire. Quindi cerchi di fare sempre il massimo di quello che puoi pensare che possa succedere durante la partita. Però poi... Non puoi prevedere tutte le situazioni. A proposito di situazioni, loro hanno il Ternano Lucioni, Ternano Doc, sì, che va a saltare, però a volte salta sul primo palo, a volte sul secondo, non è facile. Sui corner e sulle palle. Ma noi marchiamo uomo, quindi dobbiamo metterlo bene e non perdono assolutamente. Anche se ci sono questi blocchi che tante volte magari te lo fa perdere un attimo. Certo. Dobbiamo stare attenti su queste cose qua. Dobbiamo essere molto più maliziosi con noi. E non farci fare questi blocchi che tante volte ci permettono di perdere l'uomo. Perché la difficoltà nel loro caso è che lui non va a saltare sempre uguale, cambia molto, primo palo, secondo palo, centro, cioè è molto. Quando la macchia uomo cambia poco, va sul primo ma sul secondo sempre io con lui, non se la prendo io non la prende lui, questo deve essere il concetto.
Dove la fate la rifinitura stamattina? Sintetico? Il campo è coperto. Quindi sintetico forza. Non, questa settimana non ci ha permesso di andare neanche un altro. Non è una cosa. Nel medio periodo. A nostro favore? Per il dato medio dici tu per. Avete non pensato? Non perché si parlava che dovesse diluviare, insomma, oggi come. Avete pensato ad una soluzione per le prossime settimane per fare almeno due allenamenti sull'erba? Oppure. Sono andato a vedere tre campi la settimana scorsa. Qua in vicinanza, non c'è niente di. No, ci sono dei terreni che sono un po' che si maruccio, quindi rischierei magari di fare infortuna di. Che in questo momento qui non ci possiamo assolutamente permettere. Quindi si va avanti così e quando le piogge lo consentono. Quando possono usufruire del liberate, sì, magari due volte anziché una settimana. Esatto. Due volte prima della partita, no, la terza volta ci vado quando ogni gioco, quindi fare un giorno prima della rifinitura e poi partire. Quali campi iniziano esattamente? Marmore, Lorenzo, San Paolo, Narviscalo, San Gemini e Marmore, questo qui vicino alla Polla. Esatto. Ma quello che è il capomaggio? Sì. Che si sono messi sicuramente a disposizione tutti quanti. Però i campi sono abbastanza danneggiati. Sì. Cioè avete trovato collaborazione, però non. No, la collaborazione è tutta, da parte di tutti, quello che devo dire. Sinceramente sono messe le persone. Il problema è il terreno di gioco, non credo di poter far lavorare la squadra su un capo. Per la settimana sul sintetico e poi sull'erba, oltre ai problemi, diciamo così, da tecnico tecnico, è anche un rischio, credo, anche per chi stesse gli infortuni. No, intanto il rischio di fortuna cambia molto, io poi l'ho fatto, negli ultimi anni l'ho fatto, perché mi allenavo sul sintetico e giocavo la domenica sull'erba, ma vedevo proprio che c'è la differenza sul calcio, c'è la differenza proprio sull'appoggio. No? Poi il nostro in questo momento qui, essendo molto umido, secondo me si affonda un po' troppo. Perché è molle? Molto molle. Mi detto che negli ultimi anni l'ho cambiato proprio, sì, sì. Che avevo buttato tanta sabbia, quindi diventava veramente. Però no, ci dobbiamo anche noi, dobbiamo essere più forti di tutto e di tutti e quindi dobbiamo essere concentrati a vincere questa partita, veramente che è fondamentale, facciamo veramente un bel salto in avanti domani, vincendo domani. Quindi siamo consapevoli di questo, dobbiamo andare a affrontare questa partita con la massima della capacità e farcela di sapere così. La squadra ha chiesto ancora una volta, come è avvenuto alla vigilia del match con Novara, il ritiro anticipato, sì. Anche è un segnale. Segnale forte, ci tengono tantissimo perché vogliono uscire da questa situazione. Sto vedendo una squadra che cresce anche a livello di gruppo, no? Perché quando ti chiede per andare in ritiro anche il giorno prima, sai, magari vinci la prima e dici ci rilassiamo, invece no, l'ho fatto anche per la seconda volta, quindi questo è un segnale che mi hanno dato. Il quadro dell'infermeria, intanto ad esempio in ottica Salerno, a parte la Cumina, qualcuno è recuperabile oppure no? A parte la Cumina, no? Per Salerno qualcuno ti sembra recuperabile degli infortunati? Oppure sono. Livio! Livio potrebbe essere. Poi un'altra domanda, se Nicola parte con l'Under 20, no? Sì. E a parte che questa settimana hai 21 convocati, non 22, perché comunque ti mancano 6 giocatori compresi in nazionale. Poi dando un'occhiata alla panchina sei costretto, ma sono scelte forzate, a portare 4 difensori in panchina, 2 centrali e 2 terzini, sinistri. 4 difensori su 9 panchinari sono tanti, ma sono scelte obbligate, cioè dettate dall'infermeria, diciamo. Tra della Giovanni e Germoni. Flavioni. Cason è un altro centrale. No, un centrale, perché Cason? Cioè, devo scegliere, ho posto un altro centrale. Perché i convocati sono 21, come fa ad arrivare a 20 poi? 21. No, 22 con il 36. Ieri c'erano 21 sul sito. Ah sì, perché Dino poi ha avuto la contrattura, è vero. Non ho neanche dire.
Quindi siamo detti. No, dico, però sono scelte forzate, non dipendono dall'infermeria, diciamo, dalla contingenza infermeria. Sono situazioni che in un campionato accadono, no? Sono situazioni che accadono e ci dobbiamo adeguare, purtroppo perché lì non possiamo fare nulla. No, più che altro mi viene in mente che senza Sernicolo non hai un terzino destro in alternativa a Zanon. Se dovessi essere costretto a cambiare dovresti arrangiarti. Non hai Valiant. Speriamo che non succeda nulla. Non hai Valiant, che a destra si adatta. Sì. L'unico che si può adattare a destra è Masi, mi viene in mente. No. Non si può adattare neanche Defendi a destra, quindi l'ha fatto pure, quindi. Ah, può scavare indietro, certo. Se ho bisogno lo faccio. Se no, oggi? No, Sernico è già partito ieri. Con la Gumina ha dovuto andare a fare presenza lì perché è stato convocato. Quindi verificano lo stato. Da Defendi ti aspetti qualcosa di più? Sì. E lui lo sa. Anche perché è un giocatore che in questo momento qui secondo me è ancora al 50% di quello che può realmente dare lui, quindi sto aspettando che cresca anche lui, che lui fisicamente adesso sta bene, però deve trovare più continuità nelle sue incursioni, nelle sue giocate, insomma. Quindi aspetti di qualcosa di più in fase offensiva di non possesso, lui lo ritrovi sempre, perché comunque a gamba è uno che non si risparmia mai, che ti dà tutto. Perché il feeling con Zanon è la sovrapposizione, insomma, i due giocano bene. Sì, ma non è in modo continuo, però, secondo me. Deve essere una cosa che lui deve capire, che deve andare sempre. Non può essere una volta vado, un'altra mi fermo. Deve essere quel punto di riferimento che deve essere tipo Palletti, qualche metro. Centrocampo tra. Lui è in mezzo, lui deve trovare sempre il tempo giusto per andare ad affondare. Perché se Falletti può fare la differenza lì, tra le linee, lui la può fare, se la dovrebbe fare. No, ma lui ce l'ha, perché l'ha fatto sempre questo ruolo, deve capire quando deve dare ampiezza, deve capire quando deve dare profondità. E siccome noi le proviamo, deve trovare il tempo giusto per andare e deve trovare anche più continuità nell'andare. Che se lui gioca sempre in una posizione dove prende palla sul piede mi sta bene, però tante volte devo andare anche a far male, che mi deve spaccare la difesa, l'avversario. Quello che ha fatto nel derby all'esordio, bravo. Poi ha faticato a proporre. Esattamente, nel derby all'esordio ha fatto una partita incredibile. E se tiene quel modo di giocare lo ripropone per il campionato? E poi queste situazioni qui ti permettono di creare anche tante occasioni da gol, no? Perché poi quando porti più persone dentro l'area con i tempi giusti, chiaramente metti in difficoltà sempre le difese avversarie. Quindi dobbiamo assolutamente cercare di trovare i tempi per andare ad affondare, non con la benda agli occhi, ma con i tempi giusti. Ma noi tanto li stiamo provando continuamente, e proviamo continuamente, quindi loro sanno quando andare e quando non andare. E quando non bisogna andare, che dobbiamo fare la fase di non possesso, dobbiamo fare densità in mezzo al campo. Ma lui questo lo fa già benissimo, insomma, perché comunque lui ha gamba, ha voglia, è uno che non si risparmia mai, dà sempre tutto quello che deve dare. Su quello non c'è dubbio. Quindi tu in questo momento chiedi, focalizzando un paio di aspetti, una riduzione del numero di cross concesse agli avversari nei limiti del possibile, perché poi ci sono anche gli avversari, e maggiore spinta sulla destra sull'asse Zanon Defendi. No, Luca, chiedo di migliorarci continuamente, quindi io forse per me, per come vedo io e per come preparo io, vorrei giocare 70 minuti nella loro metà campo, però c'è anche merito degli avversari che bisogna capire che fanno anche qualità e tante volte escono, tante volte arrivano, tante volte ci mettono in difficoltà. Io per esempio ho visto tutte le partite ieri, ma
quella che mi ha impressionato di più è l'anticipo che hanno fatto, no? E... il Brescia 2-0 e poi non è più uscito dalla metà campo come è successo a noi, e poi l'ultimo minuto ha trovato il terzo gol su un tiro, perché secondo me è così, la paura poi di prendere gol l'acquisisci secondo me con il tempo, l'acquisisci con il fatto che i giocatori prendono certezze, sicurezze, crescano. Dobbiamo capire comunque, sono giovani e devono avere la possibilità di crescere anche in questo, dell'esperienza, no? Le palle in questo momento qui come arrivano scottano tra i piedi, no? In certe situazioni, tante volte si può mettere giù, respirare e uscire piuttosto che darla a loro e farli ricominciare ancora. Quindi anche più possesso in certe situazioni, no? Gestire la partita in modo diverso, gestire le situazioni in modo diverso, bisogna gestire la palla soprattutto quando siamo in transizione in modo diverso. Non possiamo sempre concedere tante occasioni a loro di ricominciare l'azione, soprattutto quando siamo in affanno, è lì che noi dobbiamo essere brevi a respirare. Se no, abbiamo sempre la palla a loro e continuiamo a tornare indietro. E anche lì bisogna lavorarci. Niente, tanto non c'è un'altra strada. Oh, non dici niente stamattina? Sei arrabbiato? No, ascolto. Sei arrabbiato con me? No, la domanda è ovvio, quindi non c'è niente. Che vorrei chiedere se un pareggio, no, magari ben giocato, se ti gradirebbe. Come no? Ma stai scherzando? No, beh, chiaro che io il segnale che devo dare è assolutamente vincere. Per la continuità, perché è giusto, no, vincere. Oggi, meglio, domani è importante vincere. Una squadra, ci ritroviamo di nuovo, che se vinciamo siamo di nuovo, cioè, a 15 punti, cioè, ci mettiamo sotto non so quante squadre. Io il segnale che devo dare io assolutamente è quello che dobbiamo vincere. Poi se arriva un pareggio giocando bene. Ecco, perché la continuità anche quella, giocando bene significa che si cresce, la classifica si muove, non fai il salto, però c'hai delle certezze in più rispetto magari al terzo. La terza ipotesi non voglio proprio. Quello te lo devo dire. Però giocando bene pareggiando, insomma, l'importante è muovere la classifica. E prima o poi arriverà anche che faremo dei risultati anche fuori casa importanti. Sì, no, è meglio vincere. Guardando la classifica, sì, sono convinto anch'io. Diciamo, giocando bene, tutti sono contenti. Quindi sì, prendiamo in esame una sola opzione. La prima. Sì, dai, anche perché si spera. No, dare continuità anche ai risultati, cioè fare due vittorie di fila, poi veramente c'è, cioè, secondo me un morale alla squadra importante. Poi vai in un campo come Salerno che... No, dopo rischi di ricominciare. Da capo, di nuovo. Poi riniziamo a leggere gli editoriali. Pesanti, lunghi 700 pagine. Ma magari a gennaio un paio di testi mista, non penso che te li negheranno, insomma, che oggettivamente vediamo bene a gennaio, poi vediamo veramente il mio pensiero nella mia testa è proprio di giocarmela fino a gennaio, partita dopo partita. Poi è chiaro, ovvio, che a gennaio poi si vede, vediamo come siamo messi, vediamo, sicuramente faremo qualcosa, quello è fuori di dubbio. A proposito di gennaio, una domandina un po' friccicarella, visto che con entrambi ne abbiamo parlato in questi ultimi giorni, con uno dopo la partita e con uno in qualche modo nelle interviste settimanali. Ah, mi fa queste domande fare oggi. E i rinnovi di contratto di Falletti e di Cavenatti, no, perché all'inizio dicesti lavoriamo su quelli. Stiamo lavorando. C'è risposta. Il lavoro come la russa. Ma nel caso Falletti non può essere scelto, rimarrebbe comunque fino a giugno, che sia questa certezza almeno. Ma questo sicuro? Ecco. Okay. Questo sicuro. No, non può andare via, né Falletti né Menatti. Non li farò mai andare via. Sarebbe clamoroso magari perdere loro a gennaio o due. Sì, no, ma questo quadro, credo, ma che... Dopo se no... Cioè, la certezza c'è solo la morte, però ti voglio dare, cioè, voglio dire, 99,9% non vanno via. Ecco, appunto questa... Fino a giugno. Per i tifosi è una cosa importante. No, ma se voglio un pezzo da 90, è inutile che... Ma non è oggi il momento giusto per queste cose. Comunque io... No, solo considerazioni. Sì, ma non... poi... Ti dico, non... Anche perché comunque sì,
si farebbe un campionato diverso senza loro due. Anche perché mister, nell'ultimo triennio i numeri dicono che qualcuno ha valorizzato l'uno, cioè Ser Avenatti, qualcuno ha valorizzato l'altro, Breda Falletti. L'unico che stia cercando in tutti i modi e anche riuscendoci di valorizzare entrambi sei tu. Quindi voglio dire, no? No, ma io, cioè... Cioè, è puntato forte su entrambi dal primo giorno che sei arrivato a terra. Ci mancherebbe altro, ma questo... ci mancherebbe altro. Abbiamo un attacco... fortissimo. Io, per come vedo io il calcio, e poi... Ma io non ho neanche il minimo dubbio di fare questa cosa qua. Anche un li reputo veramente dei giocatori fortissimi proprio, cioè potrebbero giocare ovunque titolari, anche qualche squadra di Serie A. Ma nel caso in cui la società invece decida di vendere l'uno o l'altro o entrambi, ma che decida anche di cederli da subito a gennaio, ovviamente. Ma non credo che la società possa prendere in considerazione il fatto di cederli e darli via subito. La società vuole il bene della Ternana, se sa che il bene della Ternana è tenerli fino a giugno. E dipende anche magari da chi acquista, se nel caso li volesse. Ho capito, no. Ma fino a qui, fino a giugno ce l'abbiamo noi il. Sì, certo. Quindi qualcosa conteremo noi. Se lo vuoi acquistare, sì, lo acquisti, però te lo diamo a giugno, non te lo do adesso. Se dovesse succedere una cosa del genere, vuol dire. Che noi tentiamo sempre comunque di fare il massimo e di tenerli. È una cosa difficile, questo si sa, perché ci possiamo nascondere. Però stiamo cercando di parlare, di chiudere con il procuratore, però non è facile. Comunque adesso pensiamo alla partita, perché veramente è una partita fondamentale per noi. Queste sono cose che si possono vedere un po' più in là. Sono bravo col foglio oggi. Bene, grazie. Grazie mille, buon lavoro.